Orazio mi ha chiesto, dice, perché Sant'Agata? Perché Sant'Agata è l'evento su cui ruota tutta la vita di Catania dal 250 d.C., dalla morte di Sant'Agata. Cos'altro si può occupare uno scrittore che è nato a Catania, proprio nel centro storico di Catania? Solamente di quello. Mi sono avvicinato al mondo dei portatori perché avevo una visione superficiale di cosa fosse il mondo dei candelori e dei portatori. Mi ero sempre chiesto, ma queste persone, quale scopo hanno per fare queste fatiche, diciamo, bestiali, di portare una candelora per giorni e giorni? Mi ero un po' documentato sul web, no? E non erano molto incoraggianti le loro notizie, sempre notizie così, colluse con certi ambienti, sottoposte a misure, a controlli. C'erano tante ombre sui portatori. E allora, siccome sono una persona purtroppo curiosa, che non mi fa soffare gli affarucci miei, ho cominciato a chiedere un po' direttamente a loro. All'inizio non ero stato ben accettato e non ne capivo il motivo, perché poi mi ponevano un modo, diciamo, alla mano, non è che mica. Poi ho capito perché tutti i giornalisti che avvicinavano i portatori volevano solamente una cosa: volevano sapere se c'erano collusione con la mafia, se le scommesse clandestine. Non gli interessava niente di sapere chi erano veramente queste persone, volevano solamente sapere se c'erano dei legami. Lo sai, per fare quei famosi scoop sensazionali che si usano durante la festa di Sant'Agata, tipo la mafia controlla la festa di Sant'Agata, i portatori scommettono somme sul tempo di rientro della Santa in cattedrale e cose del genere. Poi però mi sono trovato un piccolo cavallo di Troia, come si suol dire, in un fratello di un portatore, che mi ha introdotto un po' in questo mondo, in questo ambiente un po' chiuso, molto gergale, no? Usano dei termini, delle regole magari non scritte, che si tramandano da padre in figlio. Di solito i portatori hanno tutti un parente, un familiare che è stato portatore, o sono, diciamo, nell'ambiente. Oggi devo dire che a distanza di quel 2017, era l'ottava di Sant'Agata, ho diversi amici fra di loro. Logicamente non tutti, perché è così in tutte le categorie. C'è chi è più introverso, chi è magari duro di comprendonio, ma altri sono persone normalissime come tutte le categorie di lavoratori. Ci sono impiegati, sottufficiali, anche qualche disoccupato, perché no, che si guadagna da vivere anche portando la candelora in quel periodo. Cerca di dare qualcosa alla loro famiglia solamente in quel periodo di Sant'Agata. Perché si chiamavano bastardi secondo te? Perché erano maleducati? No, non erano così. Viene dal termine greco baros, che vuol dire peso, portatori di peso. E i bastardi erano etichettati gli scaricatori del porto o chiunque facesse un lavoro pesante, anche il traslocatore, comunque uno scaricatore. Logicamente i Vastasi furono i primi a essere reclutati come portatori, perché erano resistenti, portavano 100 kg sulle spalle, più di carico, facevano un lavoro incessante. Addirittura le passerelle si chiamavano fummicaro, le chiamavano, per darti l'idea di tutte le formiche che erano i portatori, che andavano e venivano, perché erano pagati, non pagati a ora, ma erano pagati a quando più trasportavano e più venivano pagati. Ciò, pensa un poco. E in quegli anni c'era tanta fama a Catania, ma tanta. E fare il portatore nella festa di Sant'Agata voleva dire mettere soldi da parte per la famiglia. Addirittura, a quel tempo non c'erano solo affetto e denaro alle candelore, ma anche in genere alimentari. E quello che ricevevano lo portavano in tavola quel giorno, perché i bambini venivano appresso, i figli, per prendere quello che davano, che so, un chilo di salsiccia, un capretto, un agnello, per portarlo a casa e cucinarlo. Logicamente devozione, però, non se ne poteva parlare. Era la fame e il bisogno che è molto più forte forse della devozione, no? Come spinta, sicuramente. Negli anni poi i Vastasi si sono estinti, sono
sono arrivate le macchine e i vastasi, oggi si disusa come un termine dispregiativo, no? Vastaso è una persona maleducata, volgare, ma i vastasi di oggi sono impiegati, sono semplici persone, anche diplomati, qualcuno è andato anche all'università, non è che tutti sono ignoranti come si pensa, sanno parlare, sanno ragionare, bisogna sfatare questo concetto, io anch'io ce l'avevo onestamente, nel senso che, anzi, qualcuno mi aveva dissuaso da farlo, no? Dice, ma con chi ti mette, quello lì è un ambiente, ma assolutamente poi, io sono entrato in contatto con gente che siamo amici da 2 anni, mi hanno invitato a casa loro, con le loro famiglie. E perché demonizzare questa gente che praticamente molti si guadagnano la giornata? Tu lo sai che giorno 4 cominciano dalle 5 di mattina fino alle 5 del giorno dopo, tutta la notte, al freddo e continuatamente. Lo sai quanto prendono facendo il conto? 11 euro l'ora. Cioè una Golf forse prende qualcosa di più e mettendo a rischio la loro salute, perché guarda, non ci vuole niente a rompersi una caviglia, una gamba, come è successo, se non peggio. Tutti mi dicono, dice, se non ci fosse la passione per fare il portatore non lo farei. Qua non si tratta di devozione, lasciamo perdere la devozione. La devozione è chi magari tira la vara per un oro, chi va, si porta un cereo, ma è un lavoro così bestiale e così rischioso che è assurdo parlare di devozione. Quanta gente sarebbero capaci di farlo? Oltre ad avere l'allenamento, perché queste persone si allenano, che ormai non facendo più gli scaricatori di porto hanno una vita sedentaria. Sono dei professionisti e i professionisti vanno pagati, mi sembra più che giusto. È come uno sport quasi a volte, no? Una competizione, essere il più... C'è gente che è rimasta anche fino a 65 anni portando la candelora. Devono avere certo logicamente un fisico eccezionale, ma tu pensi che per quel poco che prendono molti il rischio vale la candela? Io non penso, in questo caso la candela penso proprio no. Tutti restiamo un poco estasiati da quello che hanno fatto i nostri avi. Le candelore, le prime notizie risalgono al 1500, per esempio a Catania, della costruzione di questa candelore. Erano più di 30, addirittura 28, 22, poi dopo il terremoto logicamente vennero ricostruite, non sono più quelle originali che c'erano prima, ma vengono ricostruite intorno alla fine del Settecento. Però non sono tutte le candelore, appartengono a corporazioni, a categorie artigiane. Ci sono per esempio quelle due che appartengono alla Chiesa, donate da Monsignor Ventimiglia o dal Cardinale Dusmet, che sarebbe la candelora, chiamata i catanesi la chiamiamo la Cannalora di Sant'Aida, perché è la più piccola ed è la prima ad aprire la processione. O l'ultima, per esempio, che chiude tutto il corteo, è stata donata dal Beato Cardinale Dusmet, che sarebbe il circolo cittadino, il cielo del circolo cittadino di Sant'Agata. Quella completa praticamente la fila, la processione delle 13 candelore, che sono ordinate in ordine cronologico. Perciò la prima posizione dei grandi cerei appartiene ai Rinoti, che sembra essere quella più antica di costruzione, intorno al 1800-1821. Nel 1500 le candelore nascono dalle corporazioni artigiane. Ora, facendo un ragionamento proprio semplice e banale, se fossero state solamente oggetto di devozione sarebbero state tutte uguali, non pensi, Orazio? E invece sono tutte diverse l'una dall'altra. Hanno rivaleggiato nel fare la candelora più bella, più ricca, più alta, più pesante, più bella. Ognuno aveva la sua peculiarità, proprio per competere l'uno con l'altro. Erano le categorie in competizione, come succede, per esempio, tu piglia il Palio di Siena, anche se è dedicato alla Madonna, logicamente le corporazioni, i vari quartieri sono tutti in lizza l'uno con l'altro. Stessa cosa succede a Motta, a Mister Bianco, dove abiti, e anche in altri luoghi, anche a Pedara, a Sant'Antonio. I ceri sono stati da sempre in competizione. Si manifesta bene la cosiddetta, a volte, etichetta, però non sono tutti che etichettano. La etichetta praticamente è una competizione non violenta di resistenza fra i ceri, che si sfidano in un dato arco di tempo nel fare ballare, annacare la candelora più dell'altra. Perde facilmente chi la mette giù per terra.
E quella è un po' una vergogna, un disonore per l'altra, per la chiumma. La chiumma sarebbe l'insieme dei portatori che portano una candelora. Perché è una piccola sconfitta che poi magari può essere riscattata per l'anno dopo. Perché le candelore devono essere tutte disseminate? Perché non raccolte tutte in un museo? Perché non fare pagare un biglietto anche minimo a chi entra per finanziare le spese dei ceri, di manutenzione, di restauro? Il comune dice che non ha soldi, e vabbè, probabilmente sarà vero perché le spese sono ingenti, quelle dell'organizzazione della festa. Ma perché non provare a pensare a qualcosa che possa produrre un reddito extra dalle candelore? Molti si chiedono, dice, ma perché per il 17 agosto non devono uscire le candelore? Il 17 agosto è pieno di turisti, giusto? Di turisti stranieri che sarebbero ben felici di vedere uno spettacolo del genere, magari di vedere con le bande, perché no? Addirittura io proporrei proprio una specie di festival delle candelore. Questo sarebbe veramente il massimo. Una festa proprio della candelore scorporata dal lato religioso, in cui le bande magari suonano quei motivetti che piacciono alle persone, quelli più in voga. Questo si fa nell'anteprima della festa, prima di giorno 3. Giorno 3 sono i giorni della processione, logicamente 3, 4 e 5, dedicati alla santa. Ma prima è la parte più vivace, più allegra delle candelore. Vanno per i quartieri popolari, i bambini salgono sulle candelore, gente balla, suona. E questo è il vero senso, secondo me, della candelora, portare la festa, l'allegria. Poi nei giorni, logicamente, della santa, hanno un significato molto diverso, non si suona. Però perché non scorporare le due cose? Perché non dedicare proprio una festa delle candelore a cui potrebbero anche partecipare quelle dei paesi? Perché sarebbe una cosa enorme sicuramente da gestire, trasporti, mettere d'accordo tutte le associazioni, i portatori, i pagamenti, sarebbe una cosa sicuramente faraonica farlo. Però in fondo i politici servono a questo, ad organizzare, a promuovere il turismo, i guadagni, creare un indotto da quello che abbiamo di artistico. Perché non si fa? Spero che, boh, serva a qualcosa quello che ho detto nel mio piccolo. Va bene?